porte chiuse, attività incatenate, una sensazione di privazione, una città imprigionata che piange i propri cari e che si ferma, una città dove prende voce chi di solito voce non ha. Si chiama Effetti e riflessi, il libro firmato da Sabina Ugolini, un'artigiana fotografa e ritrattista specializzata nel bianco e nero su pellicola, titolare di un piccolo atelier in Borgo Cavour. Mercoledì 8 aprile 2020, in pieno lockdown, incitata dal padre e incoraggiata dal marito, Sabina decide di prendere la sua attrezzatura e di recarsi nel centro storico di Fano. L'atmosfera era sconvolgente, si sentiva fuori luogo, fuori dal mondo, in una dimensione surreale, ma da qui inizia il suo viaggio dopo essersi confrontata con un'amica vigilessa per l'autorizzazione ad uscire di casa. Io sono arrivata qui in via San Paterniano e ho visto la mia ombra proiettata, solo la mia ombra, cioè una roba terrificante. Avanzo, porto lo sguardo, proprio l'unico sguardo che ho portato un po' in alto, e qui c'è un negozio che mi ha proprio parlato. Off Cina, ho visto con un'ombra, sì, è Officina, si chiama il locale, Off Cina, e da lì ho detto, mamma mia, questo proprio mi è crollato. Un periodo difficile per tutti, incontri cancellati, rapporti amorosi messi sotto vetro, emozioni spirituali negate, la storia capovolta e le nostre vite appese ad un filo. Una città fantasma, una sensazione di oppressione, di malessere, tanta preoccupazione. Ma Sabina, messa da parte l'attrezzatura professionale, ha impugnato il cellulare e ha iniziato a scattare fotografie. I testi erano eloquaci, date a destinarsi, bar chiusi, uniti, tutta questa cosa, ma poi sola, perché la prima parte non ho incontrato nessuno, e i manichini che hanno. Il primo è stato qui che mi ha, si vede la mia, proprio sono grande io, e lei mi dice, dove stai andando? Cosa stai facendo? Passo dopo passo, vetrina dopo vetrina, ne sono uscite 105 immagini in bianco e nero, riflesse nei vetri e poi racchiuse in questo libro. Nei giorni scorsi è stata stampata la copia zero, ma si spera in un riconoscimento da parte del comune e della regione. Un volume che cattura i cartelli, le scritte, i manichini che hanno preso forza e voce. Messi spalle al muro, impotenti, erano costretti a guardare la città spopolarsi, imbalsamarsi, ma si sono animati smuovendo in Sabina un sentimento mai provato. L'effetto Covid-19, che nasce dal suo risentimento. Ci tengo a dire questo termine che si chiama, in francese si dice le ressenti, che non esiste in italiano provato, si sarebbe il risentito, che è un'impressione, una sensazione che uno ha di come percepisce, legato al modo in cui si percepisce qualcosa, e nasce da un'emozione. Questo è proprio, è l'essenza del mio libro, cioè 100% emozione, 100% sensazione. È un libro irragionevole, non è la mia espressione, cioè il mio modo di vedere, cioè il mio risentimento, comunque il mio risentimento contro questo Covid-19 e gli effetti e riflessi che ha impresso in me, ma anche nella mia città.